con il direttore Diana dell'Albanova, tornate dall'isola con un punto importante, perché di questi tempi comunque pareggiare con il Procida dello Spinetti non è cosa da tutti. L'ultima partita, per esempio, ha perso qui la Fragolese, quindi comunque immagino un punto importante. Assolutamente, un punto che comunque muove la classifica. Veniamo da 3 vittorie consecutive, quindi continuare la striscia positiva di risultati fa bene anche al morale, alla squadra. È stata una bellissima partita, giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Peccato per le due espulsioni, perché ha rovinato un po' lo spettacolo, ma alla fine diciamo che va bene così. Lo dicevo prima anche a mister Potenza, nel primo tempo, dopo il gol iniziale avete già reagito benissimo, il pareggio di Guaracino, almeno altre 2 opportunità sempre con Guaracino. Nella ripresa invece, bravissimo il portiere Magliacano a sventare qualche minaccia e un po' di fortuna anche in occasione dell'incrocio colpito da De Giorgi e il palo nel finale del Prete. Sì, assolutamente. Noi abbiamo preso il gol dopo 1 minuto e mezzo, quindi era un gol a freddo. La squadra ha reagito benissimo, abbiamo pareggiato subito, abbiamo avuto una grandissima occasione, quella con Guaracino, la rovesciata che stava completamente solo in area di rigore. Sfortuna ha voluto che abbiamo perso gli uomini cardini, prima Guaracino per infortunio e poi Di Rocco per l'espulsione. Lì c'è un po' di rammarico perché secondo tempo con gli spazi che si sono aperti potevamo colpire di più, però... È vero, hanno avuto loro grandi occasioni con due legni, però anche noi molti contropiedi non siamo stati in grado di sfruttarli. Anche l'ultimissima azione, quella con Esposito che ha dato la palla dentro a 30 secondi dalla fine, poteva anche calciare, stava quasi al limite dell'area tutto solo. Però va benissimo così, la squadra ha dimostrato di saper anche soffrire e gestire il pareggio.